Ciao a tutti amici del mio canale, sono Marco Micheli e oggi ci troviamo davanti a un oggetto diverso dal solito. Ci troviamo davanti a un notebook. Vediamo qual è il problema di questo notebook. Il problema principale di questo notebook è principalmente questo. Non funziona la tastiera. Allora, noi andiamo a sostituirla, sarà un'operazione velocissima. Allora, per la cronaca ci si tratta di una Acer Aspire 5749Z. Allora, andiamo a vedere come si sostituisce la batteria. Andiamo prima di tutto a spegnere il computer. Mentre che computer si arresta, io vi spiego. Allora, solitamente, più dipende dal modello, io faccio un discorso un attimino generale perché non credo che caricherò altri video di portatili su questo canale. Solitamente bisogna capovolgere il portatile e rimuovere le viti che stanno a fissare la tastiera. È segnata la vite che va a bloccare la tastiera dietro la scocca del computer, non sempre. Però insomma, sul tavolo ho trovato un'indicazione della tastiera segnata con una freccia verso la vite che bisogna andare a svitare per andare a togliere la tastiera. In ogni caso, adesso andiamo a rimuovere la nostra batteria, che è sempre meglio rimuovere. Andiamo. Per smontare la tastiera, in questo preciso modello, non è importante svitare delle viti, ma è semplicemente importante togliere gli incastri. Gli incastri si trovano nella parte alta, quindi con uno strumento in plastica oppure con il sesamo. Io ora provo con lo strumento in plastica, se non ci riesco utilizzo il sesamo. Bisogna mettersi tra, non so se si vede, sì. Bisogna mettersi tra la tastiera e la scocca del computer. Con lo strumento in plastica non ci riesco, ma neanche per sbaglio. Quindi prendo un attimino di sesamo. È incastrato molto bene, quindi bisogna riuscire a trovare spaziettino minuscolo. Ok, guardate, la tastiera si sta sollevando. Vediamo se così riesco a farvi vedere meglio. Sì. Quindi abbiamo sollevato un lancetto, ci mettiamo, come vedete bisogna fare un po' di fatica. Ok, due gancetti. Ok, Vediamo se si vede fino alla fine, sì. Abbiamo rimosso i gancetti, qua si è rimossa anche la tastiera. Allora, cioè, io la tastiera l'ho già smontata e ho già provato la nuova tastiera che mi è arrivata e l'ho semplicemente rimontata alla vecchia tastiera per farvi vedere qual era il procedimento per cambiare la tastiera. Quindi sicuramente non ho ben chiuso questa clip, no? L'ho solamente poggiata quando ho chiuso la tastiera. Quindi, prima di fare questa riparazione, ho testato il nuovo ricambio. Ora prendiamo la nuova tastiera che andrà a sostituire quella originale. In ogni caso, vi assicuro che la tastiera non funzionava. Sono arrivato in questa sacchetta. Come vedete, è un po' diversa rispetto a quella originale, no? Però, ho visto che funziona perfettamente, quindi, insomma, se ne frega. Sicuramente questa tastiera ha un layout più aggiornato perché qua abbiamo il simbolo Windows, cioè il simbolo di Windows 8, mentre qua abbiamo ancora il simbolo Windows di Windows 7. Quindi sicuramente la tastiera che ci è arrivata è una tastiera più aggiornata. Vi dico la verità, non so neanche se si tratta di una tastiera originale. Non c'è scritta nessuna marca qua, quindi non so. L'importante comunque è che funzioni. Quindi andiamo una volta staccato il flex che si stacca sollevando questa clip e tirando via appunto il flex, vediamo come si rimonta il flex. Allora mettiamo questo nuovo flex all'interno del suo spinotto, corretto, e lo spingiamo per bene in fondo, tirando su questa linguetta blu, che serve appunto per fare questo lavoro. Una volta che è messo bene in fondo, andiamo a chiudere la clip. Prima di sigillare il tutto, accendiamo il computer e vediamo se funziona. Bisogna rimettere la batteria. Andiamo a rimettere la batteria nel suo alloggiamento.
flex è rimasto al suo posto, non come prima che è stato rimesso un po' male, si è staccato mentre gli fissava la tastiera. Vediamo se riesco a trovare una posizione per far vedere a voi. Allora, per motivi di privacy non vi faccio vedere la password che inserisco, però come vedete sta scrivendo, no? Ora vediamo un attimino se ci abbasso un attimino la telecamera, perché non vorrei che ci fosse sbagliata la password, non vorrei che ci fosse qualche sfondo privato. Ora sinceramente non mi ricordo il tipo di sfondo che c'era, infatti c'è la foto dei proprietari del computer, quindi non credo che i proprietari acconsentirebbero a ciò. Allora facciamo così, apriamo il blocco note e lo mettiamo a schermo intero, così da farvi vedere il funzionamento della tastiera, no? Backspace funziona, il tasto blocca numeri funziona, mi sono spostato io perché ho tolto il blocca numeri, ho premuto il tasto tab, funziona QWERTY UIOP, vediamo se lo shift funziona, sì, caps lock funziona, ok. Come vedete, insomma, vediamo se funziona anche questo. Ok, funziona anche l'altro shift. Come vedete sta funzionando tutto. CTRL shift task, dovrebbe aprire il task manager, alt F4, sì. Come vedete comunque la tastiera sta funzionando perfettamente. Non riscontriamo nessun problema nel funzionamento della tastiera. Prima, diciamo che a volte funzionava, a volte no, e soprattutto quando funzionavano funzionavano alcuni tasti, e non so perché questo computer è trattato proprio benissimo, cioè addirittura ancora le pellicole sopra lo schermo, ma succede, insomma, sicuramente qualche botta, è un computer che ha viaggiato, quindi magari ha preso qualche botta e la tastiera avrà rotto qualche circuito. Ora andiamo a fissare la tastiera. Prima di fare qualsiasi cosa andiamo a spegnere il computer e rimuovere la batteria. Questo si fa perché, un attimo che abbasso se non vedete la foto, ok, speriamo non sia visto. Dicevo, questo lo faccio perché spengo il computer e distacco la batteria, perché nel caso in cui io andassi a fissare la tastiera e un flex non andassi in corto qualche cosa, farei sicuramente altri danni sulla board. Quindi stacchiamo la batteria e ci togliamo ogni pensiero. Allora, come si rimette la tastiera? Mi avvicino per farvi vedere bene, no? Dobbiamo prima di tutto fare questo movimento, incastrarla verso il basso. Vediamo se il flex è ancora al suo posto, sì. La incastriamo verso il basso e poi con un po' di pressione, dove sono i ganci, andiamo a mettere la tastiera in tutti i lati, no? Non fate troppa pressione, insomma, la tastiera deve restare intera. Ok, andiamo a vedere se è ancora tutto funzionante. Facciamo un semplice attacco, vediamo se il computer si accende. Come vedete, andiamo a vedere se la tastiera ancora funziona. Insomma, proviamo a vedere direttamente nel campo della richiesta password di Windows. Non andiamo oltre perché, insomma, è abbastanza una rottura, una perdita di tempo. Guardate, non la tastiera risponde, sono sicuro che stia funzionando, perché insomma se funzionava prima non vedo perché non debba funzionare adesso. Spegniamo il computer, lo sta facendo, che sta spegnendo. Bene, allora ragazzi, per questo video è tutto, vi ringrazio per avermi seguito, ci vediamo al prossimo video. Per CRPR, Marco Micheli, ciao.